Nasce Anime Resistenti, il comitato promotore per le celebrazioni del centenario della difesa della Camera del Lavoro di Bari Vecchia dai fascisti e per la commemorazione del 65esimo anniversario della morte di Peppino Di Vittorio. Pino Di Vittorio diede i natali nel 49 al piano del lavoro, però la sua intuizione è ancora attuale, assolutamente. Beh, le intuizioni per Peppino Di Vittorio, dal piano del lavoro fino alla centralità nella nostra Costituzione del lavoro, del valore del lavoro e dei lavoratori, sono fondamentali. La sua lotta all'antifascismo, da Cafone di Cerignola a Costituente della Repubblica Italiana, in un percorso straordinario di lotte, di battaglie. Oggi qui mettiamo su un comitato che rievocherà quei momenti, metteremo su una serie di iniziative provando a coinvolgere i giovani, provando a coinvolgere le istituzioni. Dalla parte dei più deboli, Bracciante, figlio di Braccianti, padre del sindacalismo italiano, ha lottato lungo tutta la sua vita per i diritti. Di Vittorio ha il merito di aver realizzato a Bari, come a Parma, grazie ad altri capi antifascisti e come in pochissime altre realtà italiane, questo piccolo grande esperimento di unità antifascista. La presentazione del comitato nel Museo Civico a Bari, proiettata anche un'intervista inedita della figlia di Giuseppe Di Vittorio, che ha rievocato i momenti più drammatici della loro storia. L'assalto alla Camera del Lavoro e poi la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale. Bari è diventata teatro di scene che da un lato sono state drammatiche e dall'altro hanno alimentato la forza di un popolo che si ribellava alla dittatura con la resistenza. Sono purtroppo temi che adesso stiamo vivendo da capo in altri paesi e che richiamano l'attenzione di tutti a quanto forte debba essere questo senso di libertà, questa voglia di dare se stessi per la libertà.